Bentornati in un nuovissimo video. Oggi siamo su un gioco epico. Oggi siamo sulla guerra di Troia. Ecco qua, queste sono le mie skin. Ovviamente questa è Ciclope, questa è la skin normale, però io uso El Cid, che è potentissimo. Ho anche questa, che è un Sun Tzu, oh, un personaggio. Però io uso il Cid, che sarebbe più forte. Poi questo demone. Che qua, questo è quello che ce n'ho di più, c'è Giulio Cesare, c'è questo qua. Ovviamente sono solo skin di Giulio Cesare, perché nella guerra di Troia non esiste questo, anche se io ovviamente userò questa perché mi piace di più. Poi c'ho l'arciere anche, che preferisco Giulio Cesare, che è più potente. Poi questo qua ce n'è solo una. Questa è la skin normale, cioè non succede niente, mentre questa sarà brutta, però è normale. Questa è questa qui, che dovrebbe essere un maschio, un uomo vecchio. E non so perché è una donna, però lasciamo perdere, mi metto lui. E poi lui! Lasciamo perdere. Ok, e il mago evoca un tizio strano. E io ovviamente ho già distrutto Troia. Guarda, io inizio da Sparta, perché credo di essere uno dei spartani, forse sì. Ho già distrutto Troia, l'ho distrutta, rasa al suolo. Veramente, poi sono andato qua sopra. Guarda, aspetta, ora vi faccio vedere la mappa. Queste dorate perché ho fatto tutte e 3 stelle, 3 partite per una, e poi guarda, ho distrutto tutto, e sono un demolitore di mondi, guarda come ho distrutto, e sono arrivato a Itaca, dove c'è Ulisse, mi sembra, sì, di Odysseus lo chiamano, e poi hanno fatto tutto qua, tutto questo giro, non so perché non potevano far tagliare e fare una strada da fase 27 a 37 così dritto, no? Perché loro non sanno camminare. Non hanno la bussola. E ora ci sono i persiani, i Marathon. Come Marathon? Vabbè, lasciamo perdere. Ora proviamo a fare una partita. Ovviamente è un gioco veramente di strategia, eh. Eccoci qua, arrivati loro. Ah, ecco cosa servivano questi qua. Questi maledetti qua. Ok, aspetta, non voglio essere te. Qua ci sa, mi sa, ecco, i persiani che sono sopra un cammello. Io invece sono sopra questa statua che prima dovevo essere in un cavallo, ora non più. Ah, è vero, allora io mi metto prima già questo, per la difensione, per se questi maledetti mi attaccano. Siete schifosi, maledetti! Ok, lasciamo perdere. Mi metto anche qualche arciere, che gli arcieri sono terribili, veramente sono persone orribili, perché veramente attaccano da lontano, sono carogne, eh. Guarda, io posso essere lui, guarda, vuoto, ma io non voglio. Io voglio essere El Cid, che sarà la mia skin personale. Bene, ok, allora aspettiamo, che costa 1700. Allora, tanto questi persiani maledetti, non vincerete la guerra, maledetti! Carogne, ok, questo è per ora, siamo questo qua, io non ho capito. Ciao, amici, ciao! Ciao, io non voglio essere questa carne, è un lavoro che fa schifo, questo lavoro, è brutto! E tu, abbandona questo lavoro! E tu stai zitto, continua a lavorare, stai zitto. Ok, non so perché ha quella voce strana, quello lì. Aspetta di avere il... Oh Madonna, cos'è questo qua? Oh cavolo! Oh, io ho paura! Ma che mostro è? Non l'ho mai visto quello! Io retrocedo! Sì, e scappate! Anzi, no, no, ah, no, sì, retrocedete! Prima di morire! Oh cavolo, sto qua pieno di sangue! Come mai? Non è un gioco violento, sta roba! Non è un zombie, spero, no? Madonna, essere brutto, non mi distruggere la statua. Ok, mi sta arrivando l'attacco questi qua. No, cavolo. Vabbè, il Cid, aiutami. Aiutami tu. Dov'è? Perché sei dentro la statua? Voglio essere te. No, cavolo. No, mi sto facendo male. Il Cid, esci dalla statua. Cosa fai? Che mi distruggono la statua. No, me la distruggono. No, dai, il Cid, ma fai schifo. Ti sei rimasto dentro la statua, come osi, maledetto. Ma perché poi? Perché? Maledetti persiani! Io mi vendicherò di voi, maledetti schifosi! Mi avete ucciso! E però, cavolo, è il Cid, hai fatto schifo però, eh! Hai fatto veramente schifo! Veramente, come hai potuto nasconderti lì dentro come una foca? E fare niente? Che cavolo, no? Scusa, allora, questa volta non ti evoco. No, in verità ti devo evocare per forza, perché sennò io non posso prendere vita di nessuno. Allora aspetto che ti evoco, così almeno è 170, costi pure tanto per fare queste scenate. Scusa, ma no, non è giusto. No, che cavolo. Allora, ok, eccoti qua, ok. Ora aspettiamo e posso già evocare tutto il mio esercito di
di qualcosa. Aspettiamo che il mio caro El Sida velocizziamo tutto. Le formiche. Oddio, questo volo, oddio, questo lavoro. Perché? Stai zitto, lavora. Ok, facciamo un esercito di persone normali, di questi qua. El Sid, sono io, questo non si chiama El Sid, si chiama El Mino Panino. Wata! E tu, oh, Luido, lavora, lavora. Schifo, oh cavolo, non volevo uccidere veramente i miei amici. Allora, lavora, vai, prendi quella carne che mi serve ad addestrare i miei amici. Allora, metto un po' di arcieri. Io sono il mitico El Sid, nessuno mi sconfiggerà. Eccoli arrivando, stanno arrivando. È il momento della battaglia! Peccati questo! È difficilissimo! È un personaggio tremendo! Non riuscirai a finirmi! Guarda come ti eliminiamo! Noi siamo potentissimi! Ho preso il controllo del sito, vero? Un attimo! Perché? Non ti devo prendere, eh? Scusa, non si fa! Ok, ok, ok! Massacriamo! Ok, ci siamo! Maledetto! Mi stanno uccidendo i miei amici! No, come osi, maledetto! Maledetto, che cosa sei? Te, un orco! Un essere ripugnante. Oh, crepa! Dai, perché non muori? Oh, madonna. Dai, ma quanto sei potente, te? Perché? Dai. E perché invece un attimo, non... Oh, finalmente. Oh, siamo qui, dobbiamo fare ancora l'esercito. Non siamo ancora pronti. Adesso che ci penso potrei evocare Zeus. Oh, è vero, perché io qua c'ho tutti i poteri. Allora, c'è Hermes... Hermes può muoversi liberamente tra il mondo dei mortali. E infatti può muoversi, però io non voglio che vieni. Stai da dove sei, vai dove sei, nelle nuvole. Poi c'è Achille. Achille, il più grande di tutti i guerrieri greci, con una potenza invincibile. E poi mi sono comprato, che io ce l'ho, c'ho Zeus. L'aura di Zeus, cioè io posso evocare Zeus, ma non c'ho voglia. Io adesso non ho voglia. La voi lavorate laggiù, che devo evocare un altro mio amico. Anzi, no, voglio evocare un mago. Sì, un mago. Evocherò un mago. E quando decido così, vuol dire che lo evoco. Ecco qua. Evocati, mago. Aspetta, velocizzo un po' tutto. Dai. Ok. Ma arrivano! Cavolo, non me l'avevo aspettata. Non credevo questo. Ah, cavolo. Il mago mi serve. Crepa. Arrivano i maghi. Arrivano i maghi, ti prego. Oh, eccolo là. Ok, dai. Oh, madonna, questi chi sono? Chi sono sti qua? Andatevene via, non è casa vostra. Via, show, pussa via. Oh, restiamo ancora qua un attimo. Aspettiamo, io direi di... patrocinare un altro... Gli arcieri, distruggiamoli, quelli sono tremendi, sono veramente carogne, becca di boom, becca, questa è stata potente, e ora sì, voglio vedere, oh, ok, restiamo qua, questi cinesi qua, come si chiamano, non attraverseranno la nostra soglia di vita, ok, non so cosa ho detto, perché ho detto quella roba, ok, mettiamo un altro mago, mi riempo di maghi, e un altro di questi cosi, e basta! Che cavolo, crepa, lurido, dai, disgraziato che vieni a romperci le scatole, stiamo lavorando qua, e lasciaci stare, oh madonna, guarda, ora mi devo pure curare, mi devo comprare questo, ne compro due, non si sa mai, guarda, devo curare, perché mi hai tolto mezza vita, maledetto, ok, aspetta, andiamo a velocizziamo un po', per finire... Ok, siamo pronti tutti? Tutti pronti? Si parte l'attacco! Sì, che basta. Non serve urlare così. Ok, allora, io sono il Sid, il vostro re. Dobbiamo eliminare, sterminare totalmente questi miserabili. Guarda, guarda! Distruggiamo questo orco brutto! Ehi, vieni qua, io sono il Sid! Il più ripugnante di tutti! Non tu! Dai, distruggiamo tutto, distruggiamo quella maledetta torre. Via, uccidi questi qua. Ah no, ci stanno rincanando là sopra, questi maledetti disgraziati. Ok, distruggiamo. Io, la mia potenza del Sid è imponente. Sì, è impossibile. Distrutto, bellissima questa. Tutti i pezzi in aria, vai, che bello. Adoro vedere i pezzi in aria. Soprattutto se sono di questi maledetti con l'orco. Perché non hanno smesso di combattere? È finito il gioco, guarda.
Spero che questo video vi sia piaciuto e che questa battaglia vi sia stata abbastanza sangue che per aver soddisfatto questi maledetti, questo soprattutto quell'orco disgraziato. E Itaca anche distrutto, ho distrutto Troia, ho distrutto Itaca e ora sto per distruggere Marathon. Ti eliminerò anche, perché c'è Sparta qua? Ah sì, sarà un'altra mia colonia. E anche questo qua, Deorons, Pollapol, e poi di nuovo Sparta, tutto Sparta diventerà, fino a Tebes. Vabbè, Tebes, cos'è? Cos'è Tebes? Mai sentito parlare. Poi magari studierò un altro porchino, in più di Tebes. Ok, spero vi sia piaciuto questo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e accendete la mia campanellina per non perdervi nessuno dei miei video, e ciao!